Benvenuti a questo primo appuntamento del Consiglio regionale Piemonte, all'Arena Piemonte, lo spazio che è dedicato agli eventi che noi realizziamo. L'appuntamento è Figli delle Stelle, un viaggio per scoprire la volta celeste fra pianeti e costellazioni. Abbiamo chiesto in prestito all'Infinito Planetario di Torino due fisici che sono qua e ci raggiungono e ci racconteranno delle avventure bellissime nello spazio. Con Emanuele Balboni e Marco Brusa. Buongiorno a tutti e grazie per essere qui questa mattina, è un piacere vedere un pubblico così nutrito in queste occasioni. Il mio nome, siamo stati presentati tutti e due, ma così capiamo chi è chi. Io sono Marco Brusa, sono un fisico e ho la fortuna di lavorare a Infinito, che è un museo dell'astronomia e dello spazio che è all'interno un planetario digitale. Oggi siamo in due e con me c'è il mio collega Emanuele. Buongiorno a tutti. E la nostra idea oggi è di raccontarvi qualcosa riguardo dello spazio, il titolo l'avete visto, parleremo di stelle, di come queste evolvono, di come sia la loro vita, però ci piacerebbe chiacchierare anche un poco insieme a voi, quindi noi abbiamo una serie di cose che magari possiamo raccontarvi, ma se avete domande, se c'è qualcosa di poco chiaro, se c'è qualcosa che vi interessa, di cui non stiamo parlando, ecco, ci piacerebbe tanto anche sentire i vostri stimoli e magari in questo modo cambiare percorso per parlare delle cose che vi interessano un po' di più. Intanto, qualcuno di voi siete qui perché un po' l'argomento credo vi piaccia, giusto? Direi di sì. Vi capita di stare sotto un bel cielo stellato? Dove abitate? Tutti in centro? Alzate una mano, fate qualcosa. Alzi la mano chi abita in centro. Non tanti, siete parecchi da fuori. Avete un bel cielo ricco di stelle sopra le vostre teste di solito? C'è qualcuno che abita in campagna o in montagna? Oh, ecco. E di là quindi si vedono abbastanza bene, suppongo, le stelle, no? Noi cominceremo proprio da questo. Vorremmo raccontarvi che cosa significa osservare il cielo e come attraverso l'osservazione del cielo lo si possa scoprire. Quindi abbiamo cominciato magari dandovi un'immagine di un bel cielo, che si può vedere anche qua, eccola là in alto. Voi avete mai visto uno spettacolo come questo? Qualcuno sì, qualcuno no. Emanuele, tu lo vedi spesso, perché questa foto è tua, giusto? Sì, è ed ero nelle valli di Cuneo, uno dei pochi posti in Piemonte dove ancora c'è poco inquinamento luminoso, e capita, se andate in montagna, in posti senza lampioni, di vedere un cielo simile a questo. E ho scelto questa immagine perché quello che vedete alle mie spalle è abbastanza simile a quello che vedevo io ad occhio nudo quando ho scattato la foto, e quindi è abbastanza rispecchiante di quello che si può vedere davvero. Mentre alcune volte, se uno fa una fotografia a lunga posa con una macchina fotografica, ciò che poi vede è di più di quello che uno vede ad occhio nudo. Ecco, vorremmo proprio cominciare da cosa si vede, perché tutto quello che sappiamo sul nostro universo lo sappiamo perché lo stiamo osservando. Questo sembra una banalità, però bisogna pensarci bene, perché siamo abituati ad esplorare il mondo che ci circonda usando tutti e cinque i nostri sensi. Voi siete qui questa mattina, ci state guardando, ma ci state anche ascoltando. Siete seduti su delle sedie, con il tatto percepite la consistenza di queste sedie. L'olfatto ci dà informazioni. È un processo che facciamo in modo automatico, ma il nostro cervello prende informazioni da tutti e cinque quei sensi e crea una mappa del mondo che abbiamo attorno. Questo funziona fin tanto che passeggiamo sul nostro pianeta, ma quando volgiamo gli occhi al cielo, di cinque sensi che normalmente utilizziamo ne rimane soltanto uno. Io non so se vi sia mai capitato in piena notte di essere svegliati da un botto che arriva da una stella, e non credo abbiate mai sentito odore di stelle. Insomma, non possiamo fare altro che osservare, e questo è un processo fondamentale proprio perché è l'unica fonte di informazioni. Quindi quando osserviamo, cosa si può fare? Beh, intanto ad occhio nudo mi metto su un bel prato e contemplo la volta stellata, poi posso fare qualche foto, ed è quello che fa Emanuele riprendendo questi scatti. Se fate delle foto con un'esposizione più lunga, raccogliendo più luce, avete addirittura più informazioni, vi permettono queste foto di vedere cose che ad occhio nudo non vedreste. E poi, se pensiamo agli strumenti per osservare il cielo, credo che il primo che vi venga in mente è un telescopio. C'è qualcuno di voi che ha un telescopio a casa che magari osserva? Tu ce l'hai, lo usi spesso?
No, perché non funziona. Okay. Magari viene a trovarci una volta, vediamo se si può sistemare, così lo facciamo funzionare un po' meglio. Però i telescopi sono strumenti che non fanno altro che potenziare la vista. Se ci pensate, quando siamo al buio, la nostra pupilla si dilata per raccogliere più luce. Quando è completamente dilatata, avrà un diametro di 6 mm circa. Se io prendo un telescopio, anche piccolo come questo, che è un piccolo telescopio amatoriale, raccolgo molta più luce. E questa è già una cosa importante da chiarire subito. Quando la gente viene a trovarci ci chiede quanto ingrandisce questo telescopio, che è un parametro utile sicuramente, non è l'unica cosa importante. Ed Emanuele lo sta facendo le fotografie anche, no? Tu cerchi teleobiettivi che ingrandiscano ma anche raccolgano luce. Che soprattutto prendano più luce, altrimenti non so se vi è mai capitato di provare a fare una foto col vostro cellulare di notte alle stelle. Di solito viene poca roba, anche provando a fotografare la luna, poi i cellulari provano a usare il flash per illuminare di più il cielo stellato tipicamente, ovviamente il risultato non è incoraggiante, quindi servono ottiche nel caso della macchina fotografica, telescopi che siano luminosi, quindi che raccolgano la maggior quantità di luce possibile. Quindi magari uno comincia con un piccolo telescopio come questo, come quelli che magari qualcuno di voi ha a casa, e poi si fa prendere dal gusto e magari va verso strumenti più grandi. Questo, per quasi, esempio, non so quanti ce l'abbiano a casa uno strumento come questo, però rappresenta forse quello. Abbiamo scelto questa fotografia perché ci sembrava il telescopio come uno se lo immagina. Ve lo immaginate così, un telescopio di un osservatorio? Un gran tubone sotto una cupola, no? Risponde più o meno a ciò che la gente si aspetta di vedere quando... Si è rotto tutto? Ah no, c'è ancora, ok. Quando si immagina un telescopio. Ecco, ovviamente ci sono quegli strumenti, ma oggi si fa anche qualcosa in più. Ci sono telescopi un po' diversi. Questa immagine vi è familiare? Alzi la mano chi ha mai visto immagini come questa, quella in alto là a sinistra, questa qui, eccola qui. L'avete vista voi? Ecco, questi sono telescopi decisamente più moderni. Emanuele, dici qualcosa perché tu li hai visitati. Io li ho visitati, questo è un telescopio un po' più grande. In realtà quello che vediamo nell'immagine è solo la cupola esterna del telescopio. Il telescopio si trova all'interno, il telescopio per funzionare bene non può essere proprio lasciato alle intemperie, soprattutto i telescopi molto grandi. Questo è l'esterno, ma si può vedere anche l'interno di un telescopio. E quello che vedete in questo momento, sempre alle Canarie, è il telescopio più grande attualmente in funzione. Cioè lo specchio, qua il laser sul LED non si vede, comunque lo facciamo indico così. Io. Questo è lo specchio. Vai dall'altra parte dello specchio. Okay. Questo è lo specchio. Sono 10 metri di diametro, non è uno specchio unico, sono tanti specchi esagonali messi uno vicino all'altro. E io per riuscire a riprendere questa foto ho usato, perché non si poteva fare altro, una lente molto ampia, un grand'angolo, un fisheye si dice. E questo è il telescopio più grande attualmente in funzione, ma ne stiamo costruendo di altri più grandi. Ad esempio questo. Questa non è una fotografia, ma una ricostruzione. Quello alla vostra destra si chiamerà, perché è ancora in costruzione, l'Extremely Large Telescope. Lo stanno costruendo in Cile e a fianco avete le dimensioni rispetto al Colosseo. Saranno 30 metri e più di specchio, sempre modulare, perché uno specchio di 30 metri di diametro rischia di rompersi se lo fate unico, se lo fate monolitico. E allora la ricerca di telescopi sempre più grandi, con specchi sempre più grandi, perché la maggior parte ormai dei telescopi che usiamo, non l'abbiamo detto ma è il caso di dirlo forse, sono telescopi a specchi, mentre quello lungo che abbiamo fatto vedere all'inizio sono telescopi a lenti, che sono andati bene fino a un certo periodo, fino alla fine del 1800, scusate, ma poi a un certo punto, dovendo aumentare il diametro, costruire lenti così grandi diventava un problema, è più facile costruire specchi. E quindi quasi tutti i telescopi che usiamo adesso per fare osservazioni a livello professionale sono telescopi con un enorme specchio o uno specchio che sono tanti specchi messi uno vicino all'altro. Ecco, magari arrivati a questo punto, no? Vi abbiamo presentato telescopi sempre più grandi e uno giustamente potrebbe dire, vabbè, ma dopo un po' che te ne fai? Cioè, provo a spiegarmi meglio. Immaginate di voler studiare che cosa c'è su un prato. Ci saranno fili d'erba, fiorellini e cose di questo tipo, no? Hai visto i primi 10 fili d'erba, magari si somigliano, fai delle categorie, ci sono fili d'erba in un certo modo, in un altro,
poi magari se ne puoi vedere di più, ne scopri qualcuno di nuovo e vai avanti in questo modo. Con le galassie, in generale con gli oggetti che popolano il nostro universo, facciamo qualcosa di simile, però ad occhio nudo si vedono una manciata di galassie. Con un telescopio amatoriale se ne vedono alcune decine. Con già i telescopi che abbiamo fatti vedere all'inizio, quel grande tubone bianco, iniziano a vedersene centinaia. E oggi ne vediamo migliaia, decine di migliaia, e i numeri crescono. Quindi uno potrebbe dirsi, vabbè, ma dopo un po' ne vedrai sempre di nuove, ma non importa cercarne altre, saranno simili a quelle che hai già trovato. Ecco, questa è una cosa importantissima, perché noi cerchiamo telescopi grandi perché loro raccolgono più luce. Se raccolgono più luce vuol dire che ci fanno vedere galassie più lontane. Se è più lontana, prendete una lampadina, se la spostiamo sempre più lontana da voi, la sua luce diventa sempre più flebile, no? Quindi raccolgo tanta luce, vedo galassie lontane, e questo è fondamentale, perché ricordate, noi stiamo dicendo che i telescopi raccolgono luce, ma la luce ha bisogno di tempo per viaggiare. La luce in un solo secondo percorre circa 300.000 chilometri, vuol dire che nel tempo in cui diciamo uno, un po' con calma, un raggio di luce, se potesse curvare, riuscirebbe a fare 7 volte e mezza il giro della Terra. Questo vi dà un'idea di quanto sia veloce la luce, spero. Ecco, quando puntiamo questi oggetti lontani, la luce che parte da questi oggetti può impiegare migliaia di anni, miliardi di anni per arrivare fino a noi. Questo vuol dire che quando noi vediamo una galassia lontana nello spazio, in realtà la stiamo vedendo anche indietro nel tempo. Quindi costruire telescopi molto grandi non ci permette solo di vedere un numero maggiore di galassie, ma ci permette di fotografare l'universo in istanti diversi e ricostruire un po' la storia di un universo che non è fisso, ma che invece, anche se con tempi molto grandi, sta cambiando. Ed è quello che vorremmo raccontarvi, ma prima abbiamo parlato di telescopi che ci permettono di vedere lontano e per farlo raccolgono luce. Telescopi sempre più grandi sono, più luce raccolgono, più lontano possiamo guardare. Ma da qualche tempo a questa parte stiamo costruendo dei telescopi che a tutto assomigliano tranne che a dei telescopi. Siamo partiti dal telescopietto piccolo e abbiamo detto quello ci sembra un telescopio, giusto? Siamo arrivati a questi molto più grandi che... assomigliano ancora a un telescopio nell'immaginario collettivo perché siamo abituati a vedere queste cupole. Ma adesso vorrei farvi vedere, oltre al fatto che siamo andati nello spazio a costruire dei telescopi a portarceli, come questo chi di voi lo conosce? Apple. Lo conoscete questo? No, nessuno? L'abbiamo messo perché... Tu sì? Come si chiama? Alzate la mano per favore, fateli perché sentire che bene, nessuno conosca al massimo l'Apple qua. Telescopio spaziale Hubble. Bravissimo, esatto, ottimo. Questo è proprio il telescopio spaziale Hubble ed è stato il primo telescopio portato nello spazio, quindi bravo che lo conosci, lui ormai è verso la fine della sua vita. L'abbiamo mandato nello spazio nel 1990, quindi non è proprio un lancio dell'ultima ora, doveva andare in pensione anni fa, ma continua a funzionare bene, lo teniamo a lavoro, non lo mandiamo in pensione finché si può, anche se adesso è un po' acciaccato e qualche problema l'ha avuto. Quindi siamo andati nello spazio, ma... in certi casi siamo addirittura andati sottoterra. Quello che vedete è un telescopio, ma nessuno sano di mente, pensando a un telescopio, immaginerebbe di mandarlo sottoterra, di metterlo all'interno di una miniera a 1 chilometro sotto la superficie terrestre. Perché questo telescopio non vede la luce delle stelle, ma vede altri messaggeri. In questo caso i messaggeri si chiamano neutrini, sono altre particelle. Il Sole ne produce veramente molte. Come ha detto Marco, contate fino a 1 un po' lentamente, guardandovi l'unghia del pollice stavolta. Perché in 1 secondo, attraverso l'unghia del vostro pollice, sono passate all'incirca 30.000 miliardi di neutrini prodotti dal Sole. Ve ne siete accorti? Non avete sentito un pizzicore strano nel frattempo? No. Questo perché... i neutrini sono particelle che interagiscono pochissimo. Per farvi un esempio, la luce che viene prodotta nel nucleo del Sole e che poi arriva a illuminarci, per farsi strada dentro il Sole impiega circa 1 milione di anni. Quindi quando diciamo che la luce impiega 8 minuti a raggiungerci dal Sole, è vero, ma 8 minuti dalla superficie fino alla Terra. E 1 milione di anni circa per farsi strada dal nucleo fino alla superficie. I neutrini prodotti mentre viene prodotto quella,
quella luce lì, passano attraverso il sole senza interagire con niente e 8 minuti dopo circa, un po' di più perché non viaggiano proprio alla velocità della luce, arrivano sulla Terra. Se riescono ad attraversare il sole senza interagire sarà difficile anche vederli e soprattutto se lasciano una scia, lasciano un segnale, sarà debolissimo. E allora per riuscire a distinguere questo segnale bisogna andare in posti dove ci sia molto poco rumore di fondo, non ci siano altre particelle che magari lasciano segnali più visibili. E un modo per farlo è andare sottoterra. E questo strumento ha proprio osservato i neutrini del Sole. All'interno di questa bolla c'era dell'acqua, c'erano due tipi di acqua a dire la verità, c'era dell'acqua normale e poi in una sfera ancora più interna c'era dell'acqua pesante, quindi dell'acqua H2O, due atomi di idrogeno e uno di ossigeno, dove però i due atomi di idrogeno non sono l'idrogeno più comune, al cui interno, nel cui nucleo c'è un solo protone, ma c'era un atomo di idrogeno con due particelle, un protone e un neutrone. Si chiama deuterio questo tipo di idrogeno e riesce a vedere diverse famiglie di queste particelle che sono i neutrini. O in altri casi, magari non si va sotto terra per vedere lontano, ma si costruisce una roba come questa, che sembrano, anzi, sono due tunnel in superficie, per cui uno potrebbe chiedersi di nuovo come può essere questa roba qua un telescopio. Beh, è un telescopio che ci permette di vedere davvero lontanissimo, ma non vede né la luce, né le particelle come i neutrini, vede piuttosto le onde gravitazionali, cioè quella oscillazione dello spazio-tempo, se volete torneremo a parlare di che cos'è lo spazio-tempo, prodotto da eventi violentissimi, ad esempio l'esplosione di una superstella oppure la fusione di due stelle di neutroni lontanissime da noi. E non c'è bisogno di uno specchio per vederlo, c'è bisogno di fasci laser che passano attraverso questi tubi molto lunghi per misurare queste eventuali oscillazioni. Questo è uno dei interferometri per le onde gravitazionali presenti sulla Terra, ce ne sono diversi, i più grandi sono uno a Cascina, vicino a Pisa, è questo, l'abbiamo costruito noi, altri due si trovano negli Stati Uniti, fanno parte di un consorzio, lavorano assieme. E i due negli Stati Uniti sono quelli che hanno visto per la prima volta le onde gravitazionali qualcosa come 5 anni fa. Per sfortuna nostra, purtroppo, perché altrimenti ci saremmo divisi il Nobel ben prima del 2021 per la fisica, quando hanno visto l'onda gravitazionale negli Stati Uniti, questo era spento. Lo stavano rinnovando. Quindi, premio Nobel per la scoperta delle onde gravitazionali agli americani, gli italiani, per tempistiche sfortunate, invece, no. Beh, però è stato riacceso per vedere un evento bellissimo con due stelle di neutroni che si fondono l'una attorno all'altra. Ad ogni modo, questa prima carrellata è solo per dirvi che osserviamo il cielo in tanti modi diversi. Nonostante abbiamo a disposizione una grandissima batteria di strumenti, c'è comunque un vincolo, che è il fatto che tu osservi il cielo in questo momento. Provo a spiegarmi meglio. Probabilmente sapete che ci sono alcuni tipi di farfalle che vivono poco più di un giorno o poco più. Ecco, se voi chiedeste ad una di queste farfalle di descrivere la vita di un umano, lei non potrebbe mica sedersi comoda a vedere una mamma incinta e poi vedere il bimbo che cresce, che diventa adulto e che poi alla fine della sua vita muore. Noi rispetto alle stelle ci troviamo in una condizione simile. La nostra vita è troppo breve per poter seguire la vita intera di una stella. Le stelle hanno vita di durata differente, ma diciamo riescono a vivere per miliardi di anni. E tu non puoi mica star lì tranquillo e aspettare di vedere come questo sistema evolve. Quindi bisogna trovare un modo per capire come evolve la vita di una stella nonostante tu non possa seguirla per intero. E un modo in effetti c'è. Torniamo all'analogia della nostra farfalla di prima. Se lei invece di stare ferma se ne va in giro e non guarda un umano solo, ma ne guarda tanti in momenti diversi della sua vita, riesce a creare dei collegamenti. Vedrà alcuni bimbi, vedrà alcuni adolescenti, alcuni adulti, alcuni anziani e riesce a ricostruire ciò che è successo nel percorso di vita di un umano. Noi con le stelle facciamo esattamente la stessa cosa. Per descriverne l'evoluzione ne guardiamo tanti,
piante in momenti diversi della loro vita. E poi la fisica e la matematica che ci permettono di legare un tipo di stella in un certo momento alla sua evoluzione con un altro tipo di stella. E quindi è proprio di questo che vorremmo iniziare a parlarvi ora, di come le stelle nascono, vivono e muoiono e di come lo capiamo semplicemente osservandole in questo modo. Esattamente, se io e Marco fossimo degli alieni, potremmo provare a farvi una foto senza sapere niente su cosa fanno gli umani e provare a capire tra di voi come evolve un essere umano, come nasce, come cresce e come matura. E per tornare alla foto che ho fatto sulle Alpi Cunesi, quell'immagine è un ritratto di famiglia, perché lì ci sono stelle vecchie, stelle giovani, stelle che devono ancora nascere, stelle che stanno per morire. Questi sono i loro nomi, quelle sono le età. E tra l'altro, date un'occhiata, in certi casi è scritto sotto il nome della stella se una stella è vecchia oppure no, ma se date un'occhiata alla loro età, e per età qua parliamo di milioni o miliardi di anni d'età, capita che uno pensi che mi sia sbagliato. Ad esempio, in basso a sinistra, guardate Sirio, stella di mezza età, quanto è vecchia? Circa 200 milioni di anni. Mentre Betelgeuse, che è una stella vecchia, ha 8 milioni di anni. Com'è possibile? Mi aspetterei che fosse giovane Betelgeuse. In realtà, per complicare la faccenda, non solo non possiamo vedere l'evoluzione di una singola stella da quando nasce a quando muore, ma anche stelle di diversa massa, e quindi anche, ne parleremo, di diversa luminosità, diventano vecchie più in fretta di altre. E quindi non basta l'età della stella per dire se è vecchia o se è giovane. Abbiamo bisogno di capire anche di che tipo di stella si tratta, perché stelle molto massicce vivono molto poco, diventano vecchie molto in fretta. Stelle, per contro, invece molto piccole, vivono a lungo, vivono molto a lungo. Ti lascio. Va bene. Allora, visto che abbiamo parlato di come, dando un'occhiata al cielo, si vedano stelle in momenti diversi della loro vita, vorrei presentarvi un posto in cui nuove stelle nascono. Immagini come queste sono in genere chiamate, come grande categoria, nebulose, è un nome di cui probabilmente avrete sentito parlare. Cosa sono queste nebulose? Sono delle enormi nubi di gas, quella è soltanto una delle tante, e questo è il materiale dal quale nascono nuove stelle. Una cosa che ancora non abbiamo detto, ma che è molto importante, l'universo oggi è dominato da una forza che è la stessa che vi tiene appiccicati alle poltrone, la stessa che tiene me ed Emanuele su questo palco. Sapete di che forza sto parlando? Vai, cioè, senta, sono due mani alzate. Forza di gravità. Bravissimo, questa forza attira o respinge? Attira. Esatto, è una forza di tipo attrattivo. Allora, visto che siamo qua in giro, vi chiederei qualcos'altro. Io produco forza di gravità. Secondo voi, sentite una forza che vi tira verso di me? Occhio alla risposta, è permaloso Marco. Qualcuno dice di sì, in effetti. Allora, bisogna che ci capiamo, perché in effetti è vero, no? Sia io che Emanuele, che tutti voi, che questi oggetti, tutti gli oggetti che hanno massa producono forza di gravità. Voi però non sentite una forza che vi tira verso di me, sentiamo quella che ci tira verso la Terra. Per quale motivo? Perché maggiore è la massa, maggiore è la forza prodotta. Almeno in prima battuta possiamo portarci a casa questo. E questo allora ci spiega come da nubi come quella di prima, andata via, da nubi come quella di prima, eccola qui, si possano creare delle zone in cui c'è più gas. Se in alcune zone, anche per caso, si creano delle sovradensità di gas, lì si ammucchia più gas di quanto ce ne sia da altre parti, lì c'è più massa. E se c'è più massa, c'è più gravità. Se c'è più gravità, riesco ad attrarre altro gas da questa nube che continua a precipitare su questi nuclei fondamentali. E secondo voi cosa succede se io impacchetto tanto gas in un piccolo spazio? La temperatura aumenta o diminuisce? Ah, grazie. Grande. Facciamo fare gli straordinari allo staff.
Aumenta. Aumenta, è esattamente il motivo per il quale noi quando abbiamo freddo ci mettiamo uno accanto all'altro, no? Se aumento la densità, la temperatura aumenta. E che cosa succede? Se aumenta sotto un livello critico, in quella nube si accendono le reazioni di fusione nucleare, che sono quei processi che fanno sì che le stelle brillino. Il Sole che cos'ha di strano rispetto ai pianeti? È l'unico corpo celeste nel sistema solare che produce luce ed energia. Le stelle questo fanno di diverso rispetto agli altri astri e producono questa energia attraverso i processi di fusione nucleare che avvengono nel loro nucleo. Questi processi possono avere origine solo se addenso abbastanza materia in nebulose come quella che state vedendo ora. Questa che vedete poi è un'immagine artistica, ma ora vi faccio vedere una simulazione di cosa accade quando una volta addensata la stella centrale che si accende, attorno succeda anche dell'altro. State attenti, siamo andati un po' troppo. Ecco, questa qui. Vedete, c'è un grosso disco che inizia a spiraleggiare, questo è tutto il gas di cui vi parlavo prima, ma in questo disco, oltre alla stella centrale che ormai è accesa, iniziano a definirsi anche queste linee, sembrano quasi degli anelli di Saturno per analogia. In realtà poi mano a mano vanno via via dissipandosi e li vedete quei puntini che girano. Cosa sono quelli? È una prova di vista per chi sta lontano. Sì, mi sa di sì, riuscite a intuirli? Che cosa sono questi? Guarda, là in fondo. Se vuoi vado io, se vuoi. Okay. Sono i pianeti che si sono formati. Bravissimo, sono i pianeti che si sono formati. Quanti ne abbiamo nel sistema solare di questi pianeti, lo sai? Ce lo vuoi dire? Al massimo no. È sbagliato, non è un problema. Anche perché pensa che quando li ho studiati io erano di più, poi ne hanno tolto uno, quindi non c'è per forza una risposta perfetta, ma adesso ne abbiamo 8 nel sistema solare. Una volta avete studiato anche Plutone, probabilmente, chi ha più o meno la mia età, poi dal 2006 è stato declassato non a pianeta nano. È ancora là, abbiamo solo creato una categoria nuova di pianeti che chiamiamo pianeti nani. Ad ogni modo, da processi come quello che avete appena visto, si accendono le stelle e in qualche caso hanno origine anche dei pianeti. E questo ci dà modo di parlare anche di un'altra cosa. Guardate questi cerchietti, Emanuele, ce ne parli tu, ci dici cosa sì, sono? Sì, questi cerchietti sono stati messi, questa intanto è una cattura a schermo di quello che vi possiamo mostrare in planetario, giusto per raccontare anche quello che facciamo su. Questa è una cattura di uno spettacolo in planetario che facciamo per parlare degli esopianeti, cioè di quei pianeti che orbitano attorno ad altre stelle, stelle diverse dal Sole. E ciascun cerchietto lì identifica una stella e vedete quanti ce ne sono. Quei cerchietti dicono attorno a quella stella c'è almeno un pianeta per quanto ne sappiamo. E abbiamo scoperto dal 1995 ad oggi più di 4.000 esopianeti, quindi più di 4.000 pianeti che orbitano attorno a stelle diverse dal Sole. Questo per dirvi che ciò che vi ha appena descritto Marco, cioè la formazione di una stella e di un sistema planetario, quindi pianeti attorno alla stella, è qualcosa di molto comune nelle nostre vicinanze, quindi pensiamo anche in altri luoghi dell'universo. Quindi si accende la stella, in moltissimi casi vengono anche prodotti dei pianeti dai rimasugli di questa stella e poi la stella inizia la sua vita attiva e inizia a bruciare combustibile, che principalmente è idrogeno. Durante le reazioni di fusione nucleare vengono bruciati gli elementi dai più leggeri ai più pesanti, quindi non so se avete qualche ricordo della tavola periodica, si passa dall'idrogeno, poi facciamo balzi grandi fino all'elio e via via verso gli elementi più pesanti, e in questa fase la stella si dice che è all'equilibrio. E in effetti, se ci pensate, guardando il Sole, mica lo vediamo sconvolgersi più di tanto. Il Sole è una bella sfera che non cambia in dimensioni, certe volte è un po' più attivo, certe volte un po' meno. Ma in effetti, Marco, hai detto che dentro il Sole ci sono le reazioni di fusione nucleare, quindi il Sole è un'enorme centrale atomica, un'enorme bomba atomica, se volete. Però non esplode come ci immaginiamo debba esplodere una bomba, perché c'è qualcosa, la forza di cui parlava qualcuno, cioè la gravità, che continua a premere e che contrasta invece la tendenza esplosiva delle reazioni all'interno della stella. E stelle come il Sole sono in questo equilibrio tra gravità da una parte, che farebbe contrarre ancora di più la stella, e le forze di esplosione, le chiamiamo forze di pressione di radiazione, ma il termine tecnico possiamo dimenticarcelo, che permettono al Sole di essere in equilibrio, e lo è da circa quasi 5 miliardi di anni.
Quindi quando guardate una stella pensate a questo sconvolgimento interno, a questo equilibrio che viene costantemente ricreato tra gravità e pressione di radiazione. Fatto questo, la nostra stella ormai è attiva, ha prodotto dei pianeti attorno. Ecco, giusto prima di parlare della vita di tutte le stelle, magari una piccola mappa per vedere dov'è la nostra. Questa è la nostra galassia, chissà come si chiama, sapete il nome? Arrivo. Ecco, c'ho il vizio di partire io, perdonami. Via Lattea. Bravissimo, questo è proprio il nome che gli abbiamo dato, si chiama Via Lattea perché se hai un cielo abbastanza buio la vedi come una striscia bianca che attraversa tutto il cielo, una striscia di color latte. E questa foto ci dà un'informazione piuttosto importante che è quando avrete la verifica di astronomia, se anche non avete studiato, non rispondete mai che siamo al centro. Noi non siamo al centro di niente. Mai. La Terra non è al centro del sistema solare, il Sole non è al centro della Via Lattea. Le galassie come la nostra sono costituite da centinaia di miliardi di stelle, il Sole è una stellina a caso che si è accesa su uno dei bracci a spirale, vedete dove c'è la scritta Sun, eccola qui. Noi siamo qui a circa 28.000 anni luce dal nucleo della galassia, quindi abitiamo tra il centro e la periferia e la vita del nostro Sole è comune a quella di altre stelle. Di pure e meno male che non siamo al centro perché non saremmo qui a parlarci, perché sappiamo che al centro della nostra galassia c'è un mostro, un buco nero che ha una massa che è 3 milioni di volte il Sole, quindi sarebbe un po' difficile riuscire a organizzare il Salone del Libro al centro della Via Lattea. C'è una domanda là, grazie. Wow. Ecco, bravi, l'idea è questa, cioè parlate pure e chiedeteci, vai pure. Che imbarazzo. E invece come si creano le galassie? Cioè nel senso, la stella è un gas che pian piano, cioè si crea la... Oddio, sono pure subito su grande schermo, aiuto. È una massa di gas che pian piano crolla su se stessa grazie alla gravità, però le galassie sono un insieme di soli che crollano su se stessa, cioè non capisco. Beh, le galassie si formano, anzi si sono formate, perché non l'abbiamo detto, diciamolo, l'età della nostra galassia è di almeno 12 miliardi di anni. E lo sappiamo perché sappiamo che dentro la nostra galassia ci sono oggetti vecchi più di 12 miliardi di anni, quindi la galassia non può essere più giovane di ciò che la compone. E come si è formata? Beh, si è formata perché si sono formate moltissime stelle a partire da moltissimi mucchi di gas, o meglio, c'era un mucchio di gas enorme, qualcosa come 13 miliardi di anni fa circa, dove adesso si trova la Via Lattea. Un mucchio di gas che non era tutto esattamente denso, uguale allo stesso modo, c'erano regioni un pochino più dense e regioni un pochino meno dense, e dalle regioni un pochino più dense si sono formati dei gruppi di stelle, che però sono rimaste lì, vicino ad altri gruppi di stelle, e poi si sono organizzati in certi casi con questa forma a spirali, in altra con forme un pochino più irregolari, anche se le forme comunque ci dicono qualcosa sul passato della galassia. Le galassie a spirali come la nostra sono sì vecchie, ma non sono le più vecchie, perché pare che le più vecchie siano quelle galassie in cui non vediamo più i bracci. Sono chiamate galassie ellittiche e sono ancora più vecchie di solito della nostra galassia. Sono ormai galassie vicine alla morte, dove per morte per una galassia vuol dire che non c'è più quel gas a disposizione per formare nuove stelle. Nella nostra galassia si stanno formando ancora stelle, e questo è cominciato 13 miliardi di anni fa, ma sta continuando. Ci sono galassie che hanno finito la materia prima, cioè il gas libero per formare stelle nuove. E tra l'altro riguardo la nostra in particolare, lei non si è formata da sola, o meglio, si è formata da sola, ma come la vediamo oggi è il frutto di alcune interazioni con altre galassie, perché le galassie possono scontrarsi tra di loro. Quindi nella popolazione di stelle della Via Lattea puoi vedere galassie che sai che arrivavano da altre galassie. E questo ti permette di capire che adesso non più, ma un tempo questo scontro è avvenuto e c'è stato questo miscuglio di popolazioni di galassie diverse. Quindi è ancora più complesso, si possono formare da sole, ma anche per aggregazione di altre galassie. Ok? C'è qualche altra domanda? Mi raccomando, possiamo anche sterzare verso ciò che vi interessa di più, se preferite. Grazie per averlo chiesto. Ok, allora abbiamo visto dove siamo e qui magari proviamo a vedere qual è il percorso tipo di una stella che conosciamo abbastanza bene. Qui abbiamo provato a riassumere ciò che ha fatto e ciò che farà il Sole.
Quindi il Sole si è formato da una nebulosa come quelle di cui vi ho parlato prima, adesso è una stella abbastanza stabile e continuerà ad esserlo per altri 5-6 miliardi di anni, quindi siamo abbastanza tranquilli, abbiamo ancora un bel po' di tempo. Poi però perché diventano instabili le stelle? Beh, abbiamo detto perché diventano instabili perché non c'è più questo equilibrio, no? Quando viene meno l'equilibrio tra la forza che tende a farle espandere e la gravità che tende a farle contrarre, la vita della stella inizia ad essere più turbolenta. E verso quando iniziano a finire il combustibile interno, questo equilibrio viene meno e le stelle cambiano. Nel nostro caso si passerà attraverso una fase, la vedete là in alto a destra, che chiamiamo di gigante rossa, durante la quale il Sole si espanderà. E se si espande, la superficie diventa più fredda. Se diventa più fredda, diventa più rossa. È per questo che le chiamiamo giganti rosse. Fino poi ad espandersi ulteriormente e a vedere gli strati esterni. Il guscio esterno del Sole si disgregherà e inizierà a viaggiare formando altre nubi di gas, come quella che vedete qui, che abbiamo chiamato nebulose planetarie. Il nucleo rimarrà come un nucleo che mano a mano si sta raffreddando e quindi dalla morte della stella rimarrà un oggetto mano a mano che si raffredda e una nebulosa. Le nebulose però sono fondamentali, perché ricordate che nuove stelle nascono da nebulose, e in effetti il Sole, la nostra stella, è una stella di almeno seconda, probabilmente di terza generazione, cioè è nata dalla morte di altre due stelle precedenti che hanno fatto il loro percorso di vita, sono morte magari esplodendo anche in modo, togliamo il magari, sicuramente esplodendo in modo più drammatico, creando dei botti incredibili che chiamiamo esplosioni di supernova, e da questi resti si è addensata una altra stella che ha rifatto questo percorso che poi è esplosa e dai resti è nato il nostro Sole. Che però non sono tutte uguali queste stelle, perché quelle di seconda o terza generazione hanno qualcosa di più, sono un po' più inquinate, nel senso che basta questa qui. Marco raccontava del fatto che la nebulosa, torna pure un attimo indietro, sì, che si è formata da questa nube che contiene principalmente idrogeno, quindi il Sole oggi, quello lassù, contiene principalmente idrogeno, l'elemento più leggero che sta bruciando. Ma quando morirà il Sole, quello che probabilmente sarà il contenuto della nebulosa planetaria non sarà solo idrogeno, perché nel frattempo il Sole al suo interno ha trasformato parte dell'idrogeno in elio e poi nella fase di gigante rossa e quella successiva ancora, cioè la gigante rossa un pochino più piccola che vedete in alto a destra, ha trasformato parte dell'elio in carbonio, quindi quella nebulosa avrà un pochino più di elio e di carbonio, quindi altri elementi più pesanti, rispetto a quando si è formato il Sole. E che il Sole non sia una stella di prima generazione lo sappiamo, perché sappiamo che l'universo all'inizio sarà solo idrogeno, e il fatto che noi siamo qua a parlarci, ci siano dei pianeti attorno al Sole, vuol dire che questi si sono formati con qualcosa che era presente nella nube iniziale. Questo qualcosa sono gli elementi di cui siamo fatti noi, ma ci arriviamo tra pochissimo. Quindi gli elementi che troviamo nella vita di tutti i giorni nascono. C'è una domanda là in fondo? Sì, sì. Prego. Grazie. Prova. Si sente? Io volevo chiedere, ma... Dunque, andando avanti, nebulosa planetaria dopo nebulosa planetaria e generazione dopo generazione, qualcosa, cioè, non sarà più possibile la nascita di nuove stelle? Perché non ci sarà più idrogeno per la fusione nucleare? Allora, in teoria sì, è quello che succede, ci sarà sempre meno idrogeno, però se andiamo a vedere quanto idrogeno c'è nel Sole rispetto agli elementi più pesanti, elio, carbonio, vediamo che la quantità di idrogeno anche nella nebulosa planetaria che formerà il Sole sarà comunque milioni di volte superiore agli altri elementi. Ho parlato di inquinamento non a caso, è un inquinamento basso, non è solo altri elementi, cioè il Sole, le nostre... E le stelle in generale sono molto poco efficienti nel bruciare il loro contenuto, bruciano solo ciò che sta al centro, tutto il resto idrogeno è, idrogeno rimane. Quindi la nebulosa planetaria sarà un pochino più ricca, ma in percentuale non trascurabile, perché quella percentuale che nella visione cosmica è trascurabile, in realtà ha prodotto noi,
Quindi abbiamo parlato prima di, della morte di galassie che non riescono a produrre più nuove stelle, e quindi sono molto vecchie queste galassie, molte generazioni di stelle sono state prodotte. Sono molto vecchie, ma una cosa che non abbiamo detto e che forse diciamo è sfuggita in effetti, è che la formazione delle stelle parte dal gas libero. In realtà la maggior parte del gas, soprattutto per stelle piccole che fanno una fine che non è neanche quella del Sole, si spengono e basta. Si è formata quella stella e il gas di quella stella resterà lì, non diventerà di nuovo gas per altre stelle. Hai una cosa compatta che si raffredda e tu quel gas lì non ce l'hai più. Ecco, una stella piccolina che diventa una stella un po' più grande e poi tutto si concentra in qualcosa di grosso, poco più della Terra, e resta lì. Questo materiale non si può più usare per creare una stella nuova, perché non c'è più il gas libero. Ed è quello che è successo tipicamente a molte stelle. Ci sono tantissime stelle piccole che faranno questa fine su lunghissima scala. Più sono piccole le stelle, più vivono a lungo. Le stelle molto molto piccole hanno una vita che è dell'ordine dei 100 miliardi di anni. Quindi stelle molto piccole che si sono formate per prime, quando l'universo era bambino, non hanno ancora smesso di bruciare. Però si stanno tenendo quel gas e quando finiranno di bruciare se lo terranno per loro. Capito, grazie. Tutto a posto? Grazie, ok. Quindi quello che stiamo vedendo è che la vita di una stella dipende anche dalla sua massa. In parte l'ha detto Emanuele già prima, se hanno molta massa vivono di meno, se ne hanno poca invece hanno una vita più longeva. E qui le stiamo dividendo per massa, sono riferite alle masse del Sole, quindi quando vedete quel numero è 0,1 masse solari, un decimo della massa del Sole. In questo caso la loro fine è piuttosto tranquilla. Quello che accade al Sole l'abbiamo visto brevemente prima, iniziamo però a vedere quello che succede quando la massa è molto più grande del Sole. Cioè, se io ho delle stelle, come in questo caso, da 8 a 40 volte la massa del Sole, che cosa succede? Beh, le dinamiche sono simili, almeno per la parte iniziale, no? Quello che succede però è alla fine. Questa esplosione di supernova che vedete lì in basso a destra è un evento incredibilmente traumatico nella vita di una stella e accade soltanto quando abbiamo stelle di così grande massa. In quelle fasi viene sprigionata un'enorme quantità di energia e le stelle diventano estremamente luminose, tant'è che una sola stella può essere più brillante della somma di tutte le stelle della galassia in cui abita. Sono dei fenomeni che durano poco, possono durare magari qualche settimana nel migliore dei casi, però sono fenomeni che caratterizzano la fine della vita di stelle di grande massa. Queste, alla loro fine, lasceranno di nuovo una nebulosa, che però, come vedete, a queste nebulose diamo un nome diverso, le chiamiamo resti di supernova, perché è ciò che rimane da una morte diversa rispetto a quella del Sole. E magari, Emanuele, ci puoi dire perché è importante che ci siano anche le supernova? Se avessimo solo stelle come il Sole, alcune cose non tornerebbero. Abbiamo raccontato di cosa fa il Sole adesso. Fonde idrogeno e produce elio nel suo nucleo. Quando finirà la riserva di idrogeno, comincerà a bruciare idrogeno un pochino più all'esterno, ma poi brucerà l'elio all'interno del nucleo. Il nostro Sole non ha una massa sufficiente a andare oltre, ma stelle grandi come queste invece sì. Stelle grandi come queste riescono a prendere ciò che hanno nel nucleo, a fondere assieme i nuclei e aumentare la massa di questi elementi, quindi dal carbonio all'ossigeno all'azoto, andiamo avanti nella tavola periodica fino a quando non hanno un nucleo che è un bel nucleo di ferro. Quando una stella esplode come supernova è perché ha raggiunto all'interno del nucleo una quantità di ferro molto elevata, e il ferro ha una particolarità. Se voi prendete un nucleo di ferro e provate ad aggiungerci dei pezzi, dei protoni e dei neutroni, potete farlo, ma avete bisogno di energia. Se prendete il nucleo di ferro, al contrario, provate a romperlo, quella che si chiama la fissione nucleare, potete farlo, ma dovete di nuovo dare energia. Quindi, se avete del ferro, non c'è modo, combinando, rompendo dei nuclei di ferro, per ottenere energia. Ed è la cosa fondamentale che raccontava Marco prima. Cosa fanno le stelle? Emettono luce. Quindi c'è un'emissione di energia sotto forma di luce e altre particelle dalle reazioni di fusione nucleare. Quando si raggiunge il ferro, non si può più ottenere
energia delle fusioni, liberare energia delle fusioni. A questo punto non c'è più quell'equilibrio che prima era venuto un po' a mancare, ma poi si ripristinava subito con le nuove reazioni di fusione, e la stella collassa drammaticamente, finché quegli strati esterni che fino a poco prima non avevano fatto niente non si accendono in maniera quasi istantanea, producendo un'enorme esplosione e diffondendo nello spazio tutti gli elementi che stelle così grandi hanno prodotto al loro interno, fino al ferro. Quindi questa nebulosa, che è un resto di supernova, se andiamo a vedere cos'è ha dentro, ha sempre tanto idrogeno come prima cosa, ma anche tanti altri elementi, mentre il nostro Sole, quando qualcuno magari andrà a misurare la composizione chimica della nebulosa planetaria prodotta dal Sole, vedrà che ha sempre tanto idrogeno, ma pochissimi altri elementi, tipicamente due o tre. Quindi la stella molto massiccia, che esplode come supernova, produce tanti elementi, molti elementi fino al ferro, ma anche l'esplosione permette di produrre quelli che sono oltre il ferro, quelli per cui, vi ricordate, serve energia. E l'energia è data proprio dall'esplosione, dalla fusione degli elementi che non avevano ancora raggiunto il ferro. E questa esplosione ha anche un'altra ultima funzione, che, essendo molto violenta l'esplosione, questa nebulosa si espande, se ne va, si allontana, e quindi a un certo punto questi elementi vanno a incontrare altro gas, e da lì possiamo magari creare altre stelle. Esatto, e questo ci dice che quando nella vita di tutti i giorni tocchiamo un pezzo di ferro, quel pezzo di ferro è stato prodotto in queste fasi della vita della stella precedente al Sole. Quindi il mondo che ci circonda, il pianeta nel quale viviamo, è fatto di oggetti che prima di arrivare sul nostro pianeta sono passati dal nucleo delle stelle progenitrici, di quella prima e seconda generazione di altre stelle da cui poi è nato il Sole e il resto del Sistema Solare. Per cui io vi propongo un giochino ai vostri ospiti a casa, adesso che possiamo di nuovo ospitare gente a casa. Sapete che si dice spesso, per cose molto preziose, soprattutto in passato, delle spade prodotte con ferro meteorico, meteoriti fatti di ferro con cui hanno forgiato elmi, spade e compagnia. Beh, ai vostri ospiti proponete, che so, del tè fatto in una teiera di ferro di supernova. Poi prendete la vostra teiera, che è quella uguale a quella di tutti quanti, e fate il tè. Tutti quanti abbiamo una teiera, oppure dei cucchiaini, oppure delle forchette fatte con ferro di supernova. Non c'è altro modo per fare il ferro nell'universo. L'universo primordiale non aveva questi elementi e vengono prodotti soltanto in questa fase della vita della stella. Vedete poi là al fondo che al centro di questa nebulosa, questo resto di supernova, rimane una cosa che chiamiamo stella di neutroni. Mai sentito questo nome? Qualcuno dice sì, qualcuno no. Sono degli oggetti. Tu sì, ne hai già sentito parlare? Ecco, proviamo a intervistarlo, sentiamo cosa vuole dirci di queste stelle. Non lo conosciamo, e non è uno di quelli infiltrati dal pubblico, giuro. Che sono delle stelle in cui tutti gli elettroni e i protoni si annichilano e creano neutroni. Per questo si chiamano stelle di neutroni. Ok, laurea honoris causa in fisica delle interazioni fondamentali. Facciamo un applauso, perché veramente bravissimo. Bravo. L'ha descritto molto bene, no? Ci sono delle condizioni di pressione così elevata per cui la materia viene schiacciata in volumi così piccoli che protoni ed elettroni si annichilano e quello che rimane è una stella fatta di neutroni. Di queste serie di neutroni magari parleremo ancora meglio tra qualche istante, ma intanto è bene che iniziamo a ricordare da dove arrivano. E poi ci sono dei casi ancora più drammatici, guardate quanto sale la massa, andiamo oltre le 40 masse solari, il processo iniziale ci somiglia, ma quella stella di neutroni diventa qualcos'altro, produce quello di cui probabilmente avrete sentito parlare, dà origine ad un buco nero. Questi sono buchi neri di tipo stellare, cioè prodotti dalla morte di stelle di grande massa, e
che cos'è un buco nero? È proprio l'ultima fase di un'evoluzione di una stella così grande e lo chiamiamo buco nero. Questo forse è uno dei nomi che ha creato più problemi nella storia dell'astronomia, insieme a stelle cadenti, che uno si immagina che a un certo punto caschino le stelle. E al sole in nana gialla. E al sole in nana gialla, anche quello. In realtà il buco nero non è un buco, se non un buco nella trama dello spazio-tempo, ma questo è un concetto un po' più complesso. Lo potete proprio immaginare come ciò che rimane dell'addensamento del nucleo di queste grandi stelle, che per via della gravità viene collassato e occupa un volume piccolissimo. Se metto tanta massa in un piccolo volume, ho una gravità enorme. E se volessi sfuggire da questi oggetti, dovrei viaggiare più veloce della luce. Ma non si può fare. E quindi i buchi neri li chiamiamo, almeno neri, questo è giusto, perché se ce n'avessimo uno accanto a casa, in quella zona di cielo vedremmo nero, perché lì la luce non potrebbe emergere per arrivare fino a noi, che come abbiamo detto all'inizio è l'unico modo che abbiamo per vedere e indagare il cielo. In certi casi però riusciamo a capire almeno cosa succede attorno, perché intorno ad alcuni buchi neri la materia inizia a spiraleggiare. E se c'è materia carica che gira, questa sta accelerando, emette radiazione, allora tu non vedi direttamente il buco nero, ma vedi ciò che gli succede attorno. Però vedi il pasto, il pranzo, la colazione del buco nero, quello che si sta mangiando. E quindi abbiamo visto come si riesca, anche guardando tante stelle diverse, a ricreare l'evoluzione della vita di una stella e come questo sia fondamentale per noi. Noi, in effetti, siamo fatti di elementi che vengono prodotti nelle stelle. E proviamo a fare questo giochino. Prego. Mi è venuta in mente una cosa, tra l'altro, che cacca fagiolo. L'edizione di quest'anno del Salone del Libro si chiama Vita Supernova. È chiaramente un riferimento a... Non sente. Dai, 1, 2, 3. A Dante, probabilmente, nel settecentenario. Vita nova, nel 2021 è diventata vita supernova. Ma casca a fagiolo per noi, perché abbiamo appena parlato di supernove, giusto? Ecco, per noi l'associazione vita e supernova è un po' pericolosa. Perché è vero che abbiamo appena detto che noi siamo fatti di elementi prodotti dentro le supernove, ma stare vicino a una supernova, avete visto che succede? Vicino alle supernove la vita si interrompe, di sicuro. Però almeno ci danno questi tasselli fondamentali, cioè, no? Stando abbastanza lontano funziona bene, se siete troppo vicini, no. C'è una domanda laggiù, un signore che aveva alzato disperatamente prima, ma poi mi sembrava avesse ritrattato abbastanza. Salve, vorrei sapere che fine farà il sistema solare e la Terra, mi preoccupo, quando diventerà una gigante rossa. Provo a ipotizzare, aspiro anch'io alla laurea honoris causa, viene inglobato il sistema solare. Sì, intanto stavo facendo così perché, cioè, quando succederà, se ci sarà qualcuno da queste parti, potrà fare solo ciao ciao con la mano. La Terra verrà probabilmente inglobata dal Sole. Quando il Sole diventerà una gigante rossa, ecco, Marco ci ha fatto vedere, quando diventerà gigante rossa nella sua prima fase, quella l'orbita tratteggiata è l'orbita di Mercurio, il pianeta più vicino al Sole, e noi probabilmente finiremo, la Terra probabilmente finirà qua, su per giù, che non è un posto salubre dove stare. Però tranquilli, abbiamo ancora 6 miliardi di anni e i pasticci li combineremo prima noi del Sole, quindi non darei la colpa al Sole, quantomeno, ecco. Dice, c'è qualche altra domanda, mi raccomando, magari ce la perdiamo, alzate la voce se noi non vi vediamo, mi raccomando. Stavamo per chiudere con questa roba qui. Questo è un umano medio e provando a vedere cosa c'è dentro uno di noi, vediamo quanti ingredienti e in quante quantità servono questi ingredienti per costruire un umano medio. Magari Emanuele, ci vuoi raccontare le parti e da dove arrivano? Sì, noi siamo fatti per buona parte d'acqua. E l'acqua è fatta principalmente di idrogeno e ossigeno, ma l'ossigeno è molto più massiccio dell'idrogeno, quindi l'acqua è H2O, due atomi di idrogeno e uno di ossigeno. Ma il singolo atomo di ossigeno vale per 16 singoli atomi di idrogeno. Quindi nell'acqua, tutta la massa dell'acqua, 8 volte è l'apporto dell'ossigeno rispetto a quello dell'idrogeno. E quindi noi che siamo fatti d'acqua principalmente abbiamo come percentuale maggiore di massa del nostro corpo proprio l'ossigeno, seguiti
dal carbonio, perché ci sono un sacco di legami con atomi di carbonio. Poi c'è l'idrogeno, perché fa parte dell'acqua, e poi altri elementi, che sono però poca roba, il sodio, il calcio, il fosforo e altra roba che è poco più dell'1%. Quindi, se dovessimo descriverci a grandi linee, poi potremmo dire che siamo fatti di ossigeno, di carbonio e di un po' di idrogeno. Ora ci sarà qualche biologo che mi ucciderà, perché tutto il resto è davvero importante. Però, a grandi linee è così. Perdonate gli astronomi, visto che noi chiamiamo gli elementi, tutti gli elementi della tavola periodica, li chiamiamo idrogeno, elio e metalli, tutto ciò che sta oltre l'elio. Per gli astronomi sono chiamati metalli, quindi capite che noi non siamo fatti per le finezze sulla tavola periodica. Ecco, quindi volendo creare un umano da zero all'inizio della vita dell'universo, dove abbiamo soltanto idrogeno, un po' meno d'elio e pochissimo di altra roba, un umano non lo faremmo. Cioè, noi siamo qui oggi proprio perché questi altri elementi sono stati processati nelle stelle. Partiamo da tutta la tavola periodica, nell'universo primordiale noi abbiamo soltanto sostanzialmente idrogeno ed elio. Se poi andiamo avanti, durante la vita di una stella, riempiamo un po' di più la tavola periodica, arriviamo fino al ferro, tutto il resto, tutti gli altri elementi che sono comuni nella vita di tutti i giorni e che usiamo tranquillamente, tutti questi vengono prodotti invece nella fase finale della vita di una stella, durante l'esplosione di stelle massicce come le supernove. E il Sole però si ferma adesso dalla mia altezza. Grazie Fabio. È una sfida. Ci si ferma più o meno qua. Quindi di tutta la tavola periodica il Sole sintetizza i primissimi elementi, proprio perché è una stella piccola, è una stella che non riesce ad arrivare al ferro, quelle sono solo le stelle più massicce che lo fanno. Quindi, dopo questo lungo giro tra le stelle a raccontarvi come le osserviamo e come loro sintetizzano i nostri oggetti, vi faremo un'ultima domanda. Siamo figli delle stelle? Direi proprio di sì. Detto questo, noi ci fermiamo. Prima però una cosa ci preme fare, è ringraziare voi per essere qui questa mattina. È bellissimo avere un pubblico così numeroso al quale raccontare queste cose, e anche e soprattutto il Consiglio regionale del Piemonte che ci ha dato questa meravigliosa opportunità per partecipare al Salone. Grazie mille. Io invece ringrazio Emanuele e Marco per averci così fatto venire appetito di stelle. E vi invito ad andare al planetario di Torino Infinito, perché mi sembra che valga la pena veramente incontrarle da vicino. Siamo figli delle stelle, no? Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille, buona giornata. Grazie. Grazie. Veramente figo, ma di brutto. Ma no, ma a me piace questa roba, è eccitante proprio. Ma si può avere quel PowerPoint? No, sì, so. Certo, sì, per carità. Cioè, mica è fighissimo. Mi fa davvero piacere. Di solito cerchiamo di interagire di più, ma erano un po' intimoriti. Certo, certo. No, però veramente grazie bello, Che raga. Veramente. Senti, il loro PowerPoint. Sapevo se aveva un audio, sto via. Un audio, quella roba lì. Ah. No. No.